Bentornati allo Spirit di Milano, la casa dei Rock Files di Lifegate. Quella di stasera sarà una serata tutta al femminile, infatti sul palco insieme ad Ezio Guaitamacchi saliranno tre giovani artiste, tre stili musicali diversi, ma sicuramente la stessa capacità di esprimere con passione la propria femminilità. Aprirà la serata Simona Colonna, bravissima violoncellista e compositrice e cantautrice piemontese che mescola in maniera originale folk, classica e rock. Dopo di lei Nathalie, artista italo-belga conosciuta al grande pubblico soprattutto dopo la sua vittoria di X Factor, che ci parlerà del suo nuovo lavoro, Into the Flow. E in chiusura Patrizia Laquidara che, accompagnata da Luca Gemma, porterà sul palco il suo C'è qualcosa che ti riguarda, che arriva dopo il fortunatissimo Il canto dell'anguana, che come ricorderete ha vinto la targa Tenco come miglior album in dialetto nel 2011. Quindi buona visione con i Rock Files e buon ascolto con la musica di Lifegate. Andiamo al mercato del Flole. Stamattina dal mercato, se ti andai con il mercato, mi cercava con la frola così rossa, così tu sai, tu sei antale. Mino. Io ho studiato flauto traverso e mi sono diplomata in flauto nel 93, ma nel 95 mi sono diplomata in violoncello. Li ho studiati insieme, contemporaneamente, perché volevo fare la musicista. E canto da sempre con la mia voce folk fuori scuola. Quindi la voce, direi, non è centrato con lo studio del conservatorio. Il flauto e il violoncello sì, perché mi sono diplomata. In un secondo momento, ma veramente molto tempo dopo, ho messo insieme la mia voce folk con il mio strumento che invece è classico. Questo è il percorso. Frole russe, frole russe, trenta fuori dalle serie, frole genuine, belle bume. Frole russe, frole città, trenta fuori dalle serie, frole genuine, belle bume. Frole russe, frole città, frole belle, frole grosse, ma la differenza da fare è il contadino. Ah, la differenza la fa il contadino. A Chisciotte l'ho chiamato Chisciotte perché, vabbè, intanto io ho sempre dato nome ai miei strumenti, però lui è proprio Chisciotte anche nella vita, nel modo di essere, perché facciamo una cosa talmente particolare, un po' fuori dalle righe, con la voce, con lui, voce violoncello, una storia che non c'è tanto, che lui sembra un po' il vero Chisciotte alla ricerca della sua Dulcinea. E, insomma, oltre le battaglie, oltre tutto quello che si può pensare, non c'è uno strumento classico, io lo porto fuori, quindi nel folk, nel leggero, nel rock, che poi ascolterete. Quindi è un vero Chisciotte tratto da Don Chisciotte, cioè lui poteva solo avere quel nome lì accompagnandomi in questo senso. Frole russe, frole russe, dente fora dalle serie, frole genuine, belle bunghe. Frole russe, frole città, dente fora dalle serie, frole genuine, belle bunghe. Frole russe, frole città, frole belle, frole grosse, ma la differenza la fa il contadino. Io penso che la lingua piemontese, come tutte le lingue di ogni regione italiana, ma non solo, del mondo, sia per l'appunto un linguaggio che tu puoi abbinare a qualsiasi forma musicale con qualsiasi strumento. Sono un po' da un'altra parte con il pensiero di dire quella cosa va bene con quella, questa struttura va bene con questa, anche dal punto di vista musicale, perché poi alla fine ascolterete, cioè quello che si va a cantare, a suonare, è un racconto di quello che si è attraverso il proprio linguaggio. Nel mio caso io sono una cantante violoncellista e quindi la lingua non ha tutta questa importanza, no? Io quando canto in giro per il mondo, anche in America, racconto in inglese le mie canzoni, ma poi le canto in piemontese e Chisciotte mi segue ovviamente, anzi mi asseconda. Abbiamo un suono con un colore molto vicino, quasi che si unisce che in modo molto interessante, comunque molto unito. Molto piacevole, di pace, non so come dire, stiamo bene insieme, al di là della lingua, ecco. A great cloud carved in the wall, painted in front of my door. For how long? Ho impiegato 5 anni per Into the Flow perché avevo sicuramente necessità di prendermi il mio tempo, nonché anche questioni pratiche di vario genere, e volevo soprattutto avere chiarezza sul percorso di questo album.
Ed è nata come un'idea completa, come un concept legato al tema dell'acqua e della femminilità. E sicuramente ogni brano attraversa in un modo differente questo tema, anche se non sempre in maniera così evidente, perché mi piaceva che l'idea dell'acqua, della fluidità, dello scorrere fosse presente anche a livello musicale, non solo a livello testuale. E quindi è un po' un filo sottile che lega tutti i brani. C'è una preponderanza di brani in inglese perché non c'è un perché. È capitato in maniera molto naturale e io ho lasciato che appunto fluisse. Diciamo, la lavorazione dell'album si è ritrovata da sola ad andare in quella direzione. Io credo un po', e fa anche un po' sorridere forse, ma che le canzoni siano un po' come creature viventi in fondo. Decidono loro dove andare, ecco, anche, soprattutto in che lingua esprimersi. Tutto questo tempo c'è stata un'evoluzione nella scrittura, nella composizione e in particolare in questo album per alcuni brani avevo proprio voglia che ci fosse più groove, comunque volevo partire in alcuni casi, sono effettivamente partita da magari una linea di basso, un groove di batteria, ho lavorato in un modo un po' differente rispetto al mio solito, anche se ci sono le dovute eccezioni, ci sono brani che sono nati in maniera naturale al piano, alla chitarra, come già mi è successo in passato, però rispetto a prima ho preso un approccio un po' più a tutto tondo, quindi in alcuni brani come per esempio Dancing in the Rain ho fatto un lavoro sugli archi direttamente in pre-produzione e quello è anche per me parte della composizione del brano, non solo la linea melodica della voce. Ritorno dopo l'ultimo progetto discografico era Il canto dell'anguana cantato in dialetto alto vicentino, quindi un percorso un po' alternativo rispetto al mio ed era del 2011, quindi sono tornata dopo diverso tempo, ma perché adesso avevo qualcosa da dire. Poi è stato uno spazio lungo riempito comunque da tanti live e da tante collaborazioni musicali, teatrali, da tour anche all'estero e quindi ho saputo come impegnare il tempo, insomma. A un certo punto ho ritenuto fosse importante poi mettere su carta, scrivere quello che avevo da dire e impegnarmi per fare appunto c'è qui qualcosa che ti riguarda. E dormirai tanto non svegliare. La collaborazione con Luca Gemma, o meglio l'amicizia con Luca Gemma dura da tantissimo tempo, ma è stato in Funambola che noi abbiamo collaborato, soprattutto perché Funambola è stato un disco prodotto artisticamente da Arthur Lindsay e quindi in questo disco io ho cantato anche una canzone di Arthur Lindsay che si chiama Personaggio, che lui aveva scritto in portoghese, quindi si intitolava Personaggio, e insieme a Luca abbiamo riscritto il testo traducendolo in italiano e questa è stata la nostra prima collaborazione e poi ci sono state altre collaborazioni in alcuni live. E quindi ogni volta che io vengo a Milano poi chiamo Luca e gli chiedo Luca ci vediamo, posso passare di lì eccetera, quindi mi è sembrato naturale anche coinvolgerlo in questa cosa. Tra l'altro poi c'è una canzone che abbiamo fatto insieme, in C'è qui qualcosa che ti riguarda, è una canzone che si intitola Preziosa. Io ho scritto il testo e la melodia e Luca ha scritto la musica e quindi è stato quasi scontato invitarlo qui, insomma, perché presenteremo anche Preziosa stasera. Ah,
braccio, mano infilata in tasca, arriva dondolando con fare indolente. Lei conosce bene tutti i miei turbamenti. Dopo lo vorrei con le cadute in verticale, i miei cambiamenti. È stato un lavoro molto molto importante per me il canto dell'Anguana, perché avevo bisogno, è stata una specie di catarsi, avevo bisogno di mettere per iscritto anche quella parte della mia vita, perché per tanti anni ho fatto musica popolare nei miei live, ma è stato un po' come volerlo fissare lì per poi andare oltre, e adesso penso di volere riprendere il percorso che ho cominciato con Indirizzo Portoghese, con Funambola, quindi con album che sono stati scritti in italiano, che mi vedono come cantautrice. Non che il canto dell'Anguana non lo fosse, perché comunque ho scritto le musiche di quell'album, però cantautrice proprio in italiano. È una lingua che sto esplorando molto, tra l'altro appunto anche con la scrittura. Thank you.